Grazie, buonasera a tutti. Io come comunicazioni questa settimana ne ho due importanti. La prima è, vi ricordo che lunedì prossimo ci sarà una commissione congiunta territorio e ambiente. Il tema sarà quello del Seveso, abbiamo invitato AICO che ci spiegherà, ci farà un aggiornamento della situazione, abbiamo invitato chiaramente anche gli uffici del comune e quindi parleremo e ci aggiorneremo un attimo su quello che sono le situazioni, quello che è la situazione del Seveso. Martedì invece ci sarà un'assemblea pubblica a Doviso, ormai lo sapete tutti perché ormai è un mese che lo ricordo in quest'aula. Martedì alle ore 18 presso il Politecnico di Bovisa fino alle 21 circa ci sarà questa assemblea pubblica in cui interverrà, oltre al vice sindaco assessore all'urbanistica, ci saranno anche le istituzioni coinvolte nell'operazione di bonifica dell'area dei casometri e ci forniranno lo stato dell'arte, di quello che sta succedendo e di quello che succederà nei prossimi mesi per quanto riguarda la bonifica. È importante che partecipino i cittadini, i consiglieri, le associazioni. Evidentemente il consigliere di zona ha invitato la sua mailing list, tutte le associazioni iscritte, ci auguriamo che ci sia una presenza massiccia della zona, del territorio, così da poter dare a tutti i cittadini e le associazioni un'informazione la più ampia e trasparente possibile. Ho concluso, vi ringrazio. Consigliere Agnustelli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ho una mozione riguardo alla, a Villa Litta che ormai ne ha N da parte, però volevo proporre di destinare, visto che lì in prossimità di Villa Litta c'è un intervento di edilizia residenziale e se non sbaglio noi avevamo già deliberato riguardo al recupero filologico del parco con i proventi con gli oneri di urbanizzazione di quell'intervento. Io volevo fare la proposta di chiedere una valutazione invece di utilizzare quegli oneri di urbanizzazione per la sistemazione e la riqualificazione dell'edificio di Villa Litta. Nient'altro, grazie. Consigliere Pellegrini. Grazie. Allora, mi ha colto il fatto perché mi aspettavo anche solo di prima. E quindi, allora, questa sera innanzitutto presento tre segnalazioni. La prima riguarda il ripristino delle condizioni del marciapiede via Belloni, angolo via Thomas Mann. La seconda chiede che venga fatta una verifica. Sono larghe, all'altezza di viale Fulvio Testi, la via d'accesso che porta a via Jolly, ci sono delle barriere architettoniche che rendono difficile l'ingresso ai disabili. Sarebbe carino fare una verifica e rendere possibile l'accesso anche a chi porta la carrozzina. Questi dispositivi sono stati installati per evitare che i ragazzi in motorino passassero all'interno dei vialetti. Questo lo chiediamo di mantenere, se possibile, questa dissuasione, però di rendere possibile, perché degli abitanti della zona mi hanno inviato delle foto che riprendono proprio un disabile in carrozzina che non riesce proprio ad entrare, visto che adesso c'è la metro, quindi abbiamo la fortuna di avere un mezzo. La metro c'è un passaggio molto più importante, è un disabile, alcuni disabili che abitano nelle case di via Jolly incontrano difficoltà, invece di tagliare e ridurre il tempo e lo spazio da percorrere si trovano in difficoltà, quindi chiediamo una verifica di questo. Altra richiesta è relativa al diserbo meccanico e chimico degli arbusti, delle erbe, delle erbacce che crescono nelle fasce di rispetto stradale. In questo caso
evidenziamo un forte ritardo probabilmente alla manutenzione ordinaria in via, all'ingresso di via Beccari, per la direzione piscina Suzzano. Poi voglio presentare, io ho girato una mozione che io riterrei urgente per il motivo a cui adesso andrò a spiegarvi, l'ho girata tra tutti i banchi della maggioranza e anche qui dell'opposizione. Io chiedo di apporre una firma per discuterla stasera e renderla così immediatamente, diciamo, accelerare i tempi di manutenzione e di sistemazione di questo vialetto. È un vialetto della scuola di via Thomas Mann. Vado a leggervi la mozione. Risoluzione, problema di flusso, acque piovane, vialetto, accesso, scuola, Sandro Pertini, viale Suzzano. Premesso che la scuola Sandro Pertini, sita in via Thomas Mann, è stata oggetto di recenti interventi di manutenzione e di riqualificazione. Considerato che la struttura scolastica è fornita di due accessi, uno centrale da via Thomas Mann e un altro laterale di viale Suzzano. Considerato che il vialetto d'oggetto è fruito al mattino e nel pomeriggio da elevati flussi di transito generati dal complesso scolastico, costituiti sia dagli alunni della scuola primaria che da quelli della scuola secondaria. Constatato che il vialetto laterale di Viale Suzzani, per i giorni di pioggia, risulta essere impraticabile a causa dell'allagamento dello stesso, dovuto all'assenza di inclinazione della pavimentazione e alla mancata la mancanza, scusate, di altre opere idonee alla raccolta delle acque piovane, non permettendo quindi che l'acqua piovana defluisca verso la zona a prato, ma che allaghi completamente la via di transito. Qui arriviamo a una foto che poi darò agli altri. Constatato che ciò che accade mette in grave disagio e a volte in pericolo formazione di ghiaccio, per esempio, compatto, gli alunni, i loro accompagnatori e coloro che vi lavorano, causando problemi sia di carattere sanitario che di sicurezza delle persone, constatato che gli interventi di sistemazione messa a norma nella pavimentazione sono stati richiesti nel maggio 2013, successivamente sollecitati con segnalazione scritta presentata in data 10 ottobre 2013 in Consiglio di Zona 9 e con mail il 14 novembre che allego, gli atti che allego in copia. Ritenuto che, in conseguenza delle segnalazioni e dei seguenti solleciti, non si sono ricevuti legittimi riscontri, ritenuto che l'approssimarsi della stagione invernale non fa che rendere urgente interventi di sistemazione, si chiede al Presidente di Zona 9, all'assessore competente del Comune di Milano e ai relativi settori, di verificare immediatamente le anomalie segnalate con la presente mozione, quindi di disporre di idonei interventi atti a rendere agibili e praticabili in condizioni di sicurezza e senza causare problemi alla salute dei fruttori il vialetto di accesso di Viale Suzzani della scuola Sandro Pertini, anche nelle giornate di pioggia. Volevo solo aggiungere alcune cose per chiudere. Questa mozione non ha un sapore né strumentale né tantomeno politico. Sono stato sollecitato e tra l'altro alleggio anche dal comitato dei genitori della scuola Sandro Pertini e da tutti i rappresentanti di classe. Io chiedo una cosa: noi siamo disponibili come gruppo ad accogliere emendamenti, anche qualche uno sia di tipo soppressivo e vi dà fastidio leggerlo, noi per il bene della scuola e per il bene dei bambini siamo disponibili a farci emendare, quindi a modificare la mozione, proprio perché teniamo alla situazione che si è verificata in questa scuola. Quindi da parte del gruppo Lega Nord c'è la più ampia disponibilità a rendere migliore il testo. Noi aspettiamo un vostro contributo, sappiamo che siete delle forze anche responsabili, quindi speriamo che non vi fermiate al singolo o alla persona che ha prodotto il documento. Vi ringrazio tra l'altro a nome di tutti gli alunni e bambini che potranno breve camminare e non bagnare i piedi. Ultima annotazione, poi chiudo veramente. Ieri sera c'è stata la consulta sicurezza alla presenza dell'assessore Granelli e dell'assessore Nelli. Devo dire che al netto dei
politici, al netto dei giornalisti e dei pseudo militanti, veramente purtroppo c'è stata, fino a quando sono rimasto io purtroppo ho dovuto lasciare le 8 perché dovevo andare a prendere a calcio, me ne scuso, ma ho visto pochissima partecipazione. Quella poca partecipazione ci ha fatto capire che la gente vuole che si cambi il tiro, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Si cambi il tiro perché si ha più bisogno di un maggior controllo e forse maggior severità. Ecco, io credo anche lì che l'assessore Granelli abbia capito che anche persone che hanno votato Pisapia si trovano seriamente in imbarazzo per come si affrontano i problemi della sicurezza. E spero, viva Dio, che ieri gli assessori presenti abbiano capito che prima di tutto arriva anche la sicurezza per i cittadini. Grazie. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente. Io presento una mozione urgente e il progetto che ho presentato settimana scorsa in Consiglio, ma ancora sotto effetto. È un tema importante, lo leggerò e capirete il progetto. Oggetto di scaldamento della scuola media ma Famafucci 60. Premesso che da più di 2 settimane non funziona il riscaldamento in 4 classi della scuola media di Famafucci 60, prima B, seconda B e terza A. Per il problema è già stato segnalato l'amministrazione comunale del responsabile della scuola già negli anni passati. In data 15 novembre ho presentato segnalazioni in Consiglio di Zona, dove sollecitavo un intervento urgente da parte dei soggetti competenti a risolvere il problema e che tale segnalazione è stata inoltrata al servizio di manutenzione del comune. Considerato che nonostante i vari sopralluoghi e la manutenzione della tavola della realtà effettuata il 20 novembre, la situazione è rimasta immutata. Chiedo oggi ai professori e ragazzi sono costretti a stare con i giubbotti in classe pregiudicando sia l'attività didattica che la salute dei docenti e dei alunni delle classi coinvolte. Che con l'avanzare dell'inverno la temperatura tende ulteriormente ad abbassarsi, aggravando ancora di più la complicata situazione. E tale situazione non è tollerabile. Invece ciò permesso si chiede un intervento tecnico da parte della direzione centrale tecnica del settore impianti, servizi e protezione di tecnici meccanici che risolva definitivamente il problema. In urgenza il problema emerge in maniera lampante, credo che sia interesse di tutti i consiglieri che venga posto una soluzione al problema quanto prima. Per cui, come già prima anche il consigliere ha fatto, sollecito la sensibilità di chiunque abbia a cuore questo tema a sostenere una mozione così che già oggi votata può essere un documento che utilizziamo davanti agli enti competenti per dare forza a risolvere un problema che ormai è diventato assolutamente un procrastinato. Grazie. Consigliere Rizzaro. Sì, grazie. Volevo comunicare che mercoledì 6 c'era stato l'incontro del Comitato dell'Unità Educativa numero 78. Non avevo menzionato il giorno dopo perché aspettavo il verbale ufficiale dell'incontro. Sostanzialmente non ci sono stati grosse problematiche, sono alcune lamente relative alla ristorazione. E le educatrici però stanno avviando presto, mandando comunque tutte le volte l'informativa, vado particolare per quanto riguarda le diete particolari. E poi una serie di problemi relativi al prescuola e dopo scuola, perché tanti, almeno un certo numero di famiglie iscritte poi non è presente, questo crea poi problemi per altri che eventualmente vogliono iscriversi. Su questo ci sarà il prossimo incontro che è già fissato per una data che non mi ricordo, di dicembre-gennaio, dove assieme ai responsabili verranno vagliate un po' tutte queste richieste ed eventualmente verranno invitate dalla PO con le famiglie che hanno fatto un numero di assenze molto elevato oppure che mancano di puntualità ma reiterate durante la settimana. Grazie. Capogruppo alla terza. Grazie Vicepresidente. E
dunque, presento una mozione che riguarda l'ingorgo che viene a crearsi all'incrocio Suzzani-Santa Monica, anche se mi è stato segnalato che da alcuni colleghi è stata già presentata questa segnalazione, diciamo, ho deciso di presentarla lo stesso come mozione, quindi come presa d'atto del Consiglio di zona, e un'osservazione precisa su quell'incrocio, che è un incrocio a T. Nella mozione allego un disegnino e insomma illustra la piantina insomma dell'incrocio dove viene indicata la direzione del centro, e qui nella mozione si dice che chi sopraggiunge da viale Suzzani in direzione centro può proseguire verso il centro oppure svoltare a sinistra verso via Santa Monica. Rilevato che l'incrocio è regolato da semaforo, che sull'incrocio è possibile parcheggiare per la presenza delle strisce blu, le auto parcheggiate su questi spazi bloccano le auto che si dirigono verso il centro, nel caso siano precedute da altre auto che girano a sinistra, perché devono dare precedenza. Si chiede di eliminare i parcheggi e quindi di vietare la sosta nello spazio interessato dal traffico dell'incrocio. Tale area potrebbe essere almeno quella tra le strisce pedonali di Viale Suzzani che esiste sull'incrocio. A dire la verità, io su questo incrocio, cioè, non potevo crederci, tanto che quando ci sono passato la prima volta ho dato un occhio e mi è sembrato addirittura di non vedere le strisce blu. Poi invece mi hanno richiamato e mi hanno fatto osservare che effettivamente ci sono. La seconda mozione invece è un po' generica, che riguarda un po' tutti i mezzi pubblici ATM e le barriere architettoniche. Quindi ho osservato, ed è rivolta appunto al Consiglio di Zona 9, in particolare al Sindaco e al Vice Sindaco, ho osservato che il Comune di Milano dovrebbe garantire l'accessibilità dei mezzi pubblici a tutti, abbattendo tutte le barriere architettoniche. Rilevato che esistono circa 20 linee di tram e solo 5 sono accessibili ai disabili. Di queste 5 linee non tutte le fermate sono accessibili perché i marciapiedi sono più alti e impediscono alla pedana di aprirsi correttamente. Non tutti i mezzi pubblici sono dotati di pedana, sembra che la 92 non lo sia. Molti marciapiedi non sporgono in strada, per cui l'autobus non può accostarsi al marciapiede. Conseguentemente la persona disabile è costretta ad aspettare l'arrivo dell'autobus per strada. E in più, dato che aspetta per strada, aspettando per strada, quando l'autobus arriva e apre la pedana si trova ad avere un'inclinazione maggiore, quindi si trova in un pericolo doppio. Inoltre, la linea 90 e 91, ad esempio, pur essendo accessibili, molte fermate, si è stimato quasi il 50%, di fatto non lo sono, perché chi è in carrozzina non ha la possibilità di salire sul salvagente marciapiede. Si chiede al sindaco, all'assessore Rozza, di far controllare agli uffici competenti tutte le fermate delle linee urbane, di rendere accessibili i mezzi di superficie, adattando i marciapiedi laddove necessitano, per far aprire le pedane correttamente, in modo che entro breve tempo tutte le fermate abbiano l'accesso per i disabili e vengano eliminate le barriere architettoniche. Grazie. Grazie, consigliere Albiati. Mi piace che quando questo momento in cui magari si presenti in commissione fossero una nostra, una cosa migliore anche per riuscire a rispondere immediatamente al problema relativo alle fatto segnalazioni che non so, non è ridondante, perché sia la terza volta che faccio. Nello stabile, quello del corpo forestale dello Stato, via Salis Martini, oggi ho constatato anche personalmente, dopo ripetute segnalazioni dei cittadini, la presenza di senza pista di nuova che hanno occupato lo stabile ancora in costruzione. Visto e considerato che quell'area non è del tutto bonificata, non vorrei che il contatto degli esseri umani con il terreno che appunto non bonificando potesse portare qualche danno a queste persone. L'altra invece riguarda Villa Litta, mi è arrivata una foto ieri mattina, mi sembra, relativa ai bagni che erano completamente allagati. Non so se era dovuto allo scarico o se invece erano delle filtrazioni dal tetto. Detto questo, lo stabile ha bisogno di essere riqualificato, se si mette un po' di impegno forse sarebbe il caso di
cominciare a valutare la possibilità appunto di riqualificare Presidente Maroni. Grazie, buonasera a tutti. Volevo rettificare la comunicazione che ho dato due settimane fa per quanto riguarda il punto di raccolta della quota alimentare, per quanto riguarda quello che ho detto che prima ha fatto al Billa che c'era l'isola. Purtroppo ho risultato una comunicazione che anche da lì vengono spostati, che saranno il 30 di novembre al punto limit di via Valassina, quindi tutti coloro che vogliono magari presenziare e come dire, con la propria figura di istituzionale aiutare a raccogliere il materiale e di merce per quanto riguarda appunto la collezione alimentare, possono andare in via Valassina al limit per tutta la giornata, dalla mattina alle 8.30 fino alla sera alle 19. Questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione riguarda la deliberazione del Consiglio Comunale numero 27 approvata nella seduta dell'11 luglio 2013, istituzione del registro per il deposito delle attestazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, nonché in ordine alla cremazione e alla dispersione delle ceneri. Presso la sede dell'assessorato alle politiche sociali, l'anno 31, sarà attivato un servizio di raccolta e dichiarazione di attestazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari. Da lunedì 11 novembre 2013 tutti i cittadini venezuelani che desiderano ricevere informazioni devono prenotarsi per presentare, poi dal 18 novembre 2013, su appuntamento, le proprie dichiarazioni di volontà possono rivolgersi ai seguenti recapiti: numero telefonico 02 8845 3385 e con mail dichiarazione volontà @comune.milano.it. grazie. Presidente Santoianna. Grazie Presidente. Volevo presentare una mozione per chiedere al Comune di sostituire le tonnellate di bicchieri stoviglie di plastica che si usano nelle mense scolastiche con stoviglie compostabili ed ecocompatibili. La vado a leggere. Ogni giorno, premesso che ogni giorno Milano Ristorazione nelle mense utilizza un set di plastica non usa per circa 65.000 pasti, un piatto piano, un piatto fondo e un bicchiere. Un set di stoviglie rappresenta circa il 16% del peso dei rifiuti complessivi generati da un pasto, che vanno ad incrementare in termini di costi il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fonte di amministrazione. Per i bambini il momento del pasto deve essere anche un'occasione di educazione al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità, e le scuole dovrebbero educare a una cultura del riciclo e sostenibilità e non all'uso e getta e allo spreco di risorse dell'ambiente. Milano Ristorazione ha pubblicato sul proprio sito internet i dati della gara con codice 4/2013, avente progetto la fornitura di stoviglie in materia di plastico con durata del contratto pari a 2 anni dalla data di aggiudicazione, per un totale di rifiuti di 956,2 tonnellate con una spesa di euro di 2.337.500 euro. Allegato 1. Gara ad oggi temporaneamente sospesa per erronea base d'asta. Premesso inoltre che non esistono certificati per le plastiche alimentari specifiche per bambini, né risultano studi certificati sul consumo sistematico giornaliero di pasti caldi di stoviglie di plastica da parte dei bambini. Alcune sostanze chimiche contenute nelle plastiche alimentari sono sotto analisi perché ritenute molto probabilmente tossiche. Il rilascio di queste sostanze aumenta fino a 50 volte con il calore. Considerato che la direttiva quadro sui rifiuti della Comunità Europea da 2008-98 ribadisce che l'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quella di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, e stabilisce la gerarchia preferenziale delle operazioni di gestione dei rifiuti.
prevenzione dei rifiuti, 2 riciclo e riutilizzo, 3 smaltimento finale ottimale, migliore monitoraggio. L'allegato 1 del decreto interministeriale 11 aprile 2008 numero 135 piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, meglio conosciuto come piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement, definisce i criteri minimi per il servizio di ristorazione collettiva e al punto 5.5.2 stabilisce che la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare nella fase di somministrazione e consumo dei pasti posate su bicchieri riutilizzabili, ceramica, vetro e metallo. Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili, in conformità alla normativa europea. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma. In data 28 luglio 2011 la Regione Lombardia ha approvato linee guida in materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, in cui si dà come obiettivo specifico la prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso misure adeguate. Abbiamo esempi di città virtuose come Roma, dove il capitolato è imposto che le società che gestiscono le mense devono servire i pasti in piatti di ceramica, fondi e piani, utilizzare bicchieri in vetro infrangibile e posati in acciaio, tovaglie e tovaglioni di carta riciclabile priva di materiali plastici. Ferrara, che ha vietato le stoviglie, usa gelica. La giunta di Torino dal 2011 ha liberato l'obbligo delle stoviglie multiuso riutilizzabili previo lavaggio, così come la città di Lecco, la provincia di Lucca, e la lista continua ed è molto lunga. Il Consiglio di Zona 9 invita il sindaco e la giunta a promuovere la sostituzione delle stoviglie di plastica con stoviglie compostabili ed ecocompatibili in tutte le scuole, a incentivare i genitori ad aderire alla possibilità di usare i bambini di stoviglie lavabili portate da casa, anche valutando un eco sconto sulla tariffa del servizio di refezione. A prevedere nel nuovo bando di gara l'utilizzo di stoviglie compostabili ecocompatibili in tutte le scuole. A prevedere nel nuovo bando di gara agevolazioni o forme di incentivazione per l'utilizzo di stoviglie lavabili portate a casa, ad impiegare gli eventuali risparmi sugli acquisti di stoviglie usa e getta per aumentare la percentuale di cibi biologici a fermento impiegati. Grazie. Consigliere Belli. Grazie Presidente, volevo presentare due mozioni, una con il supporto di circa 350 firme che riguarda la viabilità intorno alle scuole di via di Movisa, Marfucci e Valdiluci. Già leggo. Sicurezza stradale scuole zona Movisa. Considerata la presenza in tre isolati di via Valdiluci, tra via Valdiluci e via Marfucci, considerata la presenza di parchi giochi conducenti alle due vie in via Marfucci, considerata la presenza di biblioteche e derivazione della grafica, considerata la presenza di due incroci pericolosi, Marfucci Valdiluci, Marfucci Carnevali, ritorno dopo due anni ancora sulla stessa perché sono stufo. Considerato che il disegno stradale favorisce la percorrenza ad alta velocità sostenuta da tutti gli autoveicoli, considerata che la velocità spesso supera i limiti consentiti, valutato che il codice della strada, articolo 141,3, obbliga i conducenti a tenere velocità moderate in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati da posti segnali, valutato che l'articolo 94 del DPR 495 del 92, titolo 2, costruzione di strade, capo 2, paragrafo 3, che recita: il segnale ai bambini deve essere usato per la segnalazione di luoghi frequentati da fanciulli, quali scuole, giardini pubblici, i campi gioco e altri ambienti di richiamo per costoro. Le scuole sono segnalate, però i parchi non sono segnalati. Il Consiglio di Zona 9 chiede a codesta amministrazione di porre in atto tutti i provvedimenti necessari a rendere i tratti
di strada, adiacenti alle scuole, luoghi frequentati da bambini sicuri per la loro presenza. Nel caso particolare proposto necessitano i seguenti provvedimenti. Io ho fatto l'elenco di tutto quello che si può mettere, poi sarà l'amministrazione a decidere cosa fare. Posizionamento di cartello presenza di bambini nei pressi del parco Baldinucci Maffucci, Pierluigi Torregiani, che è stato appena dedicato. Baldinucci Candiani, Candiani Tartini, giardini di via Cialdini. Posizionamento del limite dei 30 km orari nei pressi degli accessi scolastici. Posizionamento di dissuasori di velocità visivi. In alternativa, posizionamento di dissuasori fisici tipo berlinesi che permettono il passaggio dei mezzi pubblici a ruota, che sono quelli interrossi. Di provvedere alla creazione di attraversamenti pedonali sopraelevati, per cui più sicuri rispetto a quelli attuali. Creazione di attraversamenti pedonali all'incrocio Maffucci Carnevali, via Candiani e via Baldinucci. Maffucci Carnevali abbiamo un attraversamento pedonale solo, in orizzontale e in verticale non è neanche segnato, è un percorso che fanno i ragazzi andando a scuola a Maffucci. Posizionamento di barriere di protezione pedoni sui marciapiedi nel presso e uscita delle scuole e dei parchi attrezzati. Non mi sembra che non ce ne fosse, ci sono solamente su via Cialdini i dissuasori. Si ricorda inoltre a quanto già deliberato dal Codesto Consiglio di Zona, delibera numero 65/2010 del 13/3/2010, numero 30/2011 del 24/2012. Ad oggi disattese. Alla presente mozione si allegano 365 firme di cittadini, genitori e fruitori della zona. Adesso ne presento un'altra, riguarda via Sbarbaro. Stasera sì. Via Sbarbaro. Allora, considerato che il Consiglio di Zona in data 14/11/2013, punto 11, ha deliberato favorevolmente per la richiesta dello studio di fattibilità per rendere via Sbarbaro senso unico. Visto il parere pervenuto dalla vicinanza urbana di competenza, visto l'imminente inizio dei lavori sottostradali per la modifica dei servizi che obbligheranno a istituire un senso unico parziale dal 24/11/2013 fino al 17/3/2014, il Consiglio di Zona 9 chiede di istituire temporaneamente il senso unico non fino al civico 6 come vogliono fare, ma di farlo proseguire fino all'incrocio di via Giuditta Pasta, in modo da avere riscontri effettivi della proposta che abbiamo fatto settimana scorsa sui flussi di traffico e sul comportamento abituale del traffico veicolare, dati oggettivi che saranno utili in fase di progettazione di un futuro intervento. Inoltre volevo chiedere in che situazione era l'immobile attualmente occupato in via di Vigno, nel Dorce, visto che noi abbiamo votato per il bando. Passa il tempo, mi sembra che si stanno insediando e anche facendo dei lavori, perché ci sono dei trabattelli all'interno, compaiono dei cartelli sempre e degli striscioni sempre fuori. Mi sembra che sono liberi e tranquilli, nessuno si sta occupando di mandarli via. Inoltre in questo consiglio era stato detto che il fatto di mettere l'immobile a bando doveva diventare un incentivo per farli uscire. Invece mi sa che sono liberi e tranquilli. Se non sbaglio, perché non ho ancora verificato, ma lo farò, al sabato organizzerò pure il mercatino. Col diretti mi sembra, e oltretutto visto di notte anche la luce accesa, per cui mi è stato dato pure l'allacciamento, perché non aveva nessun tipo di allacciamento, per cui vorrei sapere se il Consiglio di Zona si è mosso o se dobbiamo rivedere delle situazioni già vecchie, con le vecchie con le occupazioni che in questi ultimi due anni sono diventati sempre più frequenti. Grazie. Velocemente vi aggiorno per quanto riguarda la commissione educazione. Martedì ho partecipato a una commissione alla presenza dell'assessore Rosa. L'assessore Rosa, al termine della commissione, ha garantito che lo stanziamento
dei fondi per l'Arte Simis a bilancio c'è, che è quasi ultimato il progetto esecutivo e che la scuola sarà molto simile, quasi una gemella di quella di Piazza Axum, che è in fase di consegna entro il mese di gennaio febbraio dovrebbe essere terminata. Per quanto riguarda invece la rimozione dell'amianto, l'assessore Rosa ha fatto un po' il punto della situazione, ha fornito l'elenco degli interventi che verranno effettuati in zona 9, questa volta non solo indicando le scuole dove verranno fatte, ma anche esattamente quale tipo di manufatto verrà rimosso. Io, siccome questo elenco è tutto mischiato ed è anche scritto in malo modo, mi prendo il sabato e la domenica per farvi uno schemino delle zone delle scuole della zona 9 coinvolte e vi manderò quello che è più leggibile, che sarà sicuramente più leggibile in quanto quello che è arrivato è scritto piccolissimo ed è veramente quasi leggibile. Ho terminato, procediamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Legramandi, consigliere Mauri, capogruppo Melone. Ok. Allora, gli scrutatori sono il consigliere Legramandi, il consigliere Mauri e il capogruppo Melone. Verbale 95, non ci sono interventi, quindi lo diamo per ratificato. Chi ha ratificato il verbale 95? Passiamo al primo punto, all'ordine del giorno. Iscrizione dell'associazione ACEA ONLUS all'albo zonale dell'associazione. Allora, è dato l'associazione persegue le seguenti finalità: scopo sociale, tutela i diritti dei consumatori nel campo alimentare della salute agricola, con una specifica attenzione verso i prodotti biologici naturali, ecologici, ecocompatibili e lo sviluppo delle tecniche, metodi per la produzione di beni, servizi e merci ecocompatibili e a basso impatto ambientale. Quindi si chiede di iscriverla al numero 201 dell'albo delle associazioni della zona 9, l'associazione ACEA ONLUS. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 2, concessione del patrocinio gratuito all'associazione Amici di Zona 9 per la realizzazione di un concorso di poesie denominato Poesiamoci in Zona 9, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Zona 9. La concessione, dunque, l'ufficio di presidenza, riunitosi in data 24/10/2013, ha preso in esame la proposta pervenuta dall'associazione Amici di Zona 9, che ha proposto la terza edizione del concorso di poesia dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Zona 9 di Milano, dal titolo Poesiamoci in Zona 9, terza edizione. Il concorso sarà pubblicizzato sul giornale Zona 9 e il bando sarà spedito alle presidenze di tutte le scuole della zona con una lettera di accompagnamento per i docenti di italiano, dove sarà richiesta la disponibilità a far comporre le poesie in orario scolastico. La premiazione avverrà in una data del mese di maggio 2014 e per quella data si chiede l'utilizzo gratuito dell'auditorio Cagrande.
in considerazione dell'autovalore culturale ed educativo di questa proposta, che anche nelle scorse edizioni ha coinvolto numerose scuole della zona, l'ufficio di presidenza concede il patrocinio gratuito detto all'iniziativa, nonché l'utilizzo gratuito dell'auditorio integrante, in date e orari da concordarsi con gli uffici del settore zona 9. Voglio pertanto podesto onorevole consiglio approvare le iniziative sotto descritte. Non ci sono iscritti a parlare, perciò mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 30, favorevoli 29, contrari 0, astenuto 1, approvato. Passiamo ora al punto. Devo mettere in discussione l'immediata eseguibilità. In votazione. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo ora in discussione il punto 3, proposta di delibera relativa alla gestione dei condomini misti. Do la parola alla Presidente della Commissione del Caso Popolare De Magno, Simona Fregoni. Grazie Vicepresidente. Dunque, la delibera è abbastanza lunga, la quelle persone, quei consiglieri che invece hanno approfondito l'argomento, che si sono appassionati al tema e che sono stati presenti alle commissioni, come dire, probabilmente l'hanno letta e l'ha approfondita, quindi io mi fido del loro giudizio e la do per letta. Grazie. Luca, grazie. Non ci sono iscritti a parlare, aspetti, ci sono gli iscritti. No, non ci sono iscritti a parlare, quindi si mette in votazione. Chiaro, chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 5, approvato. Siamo ora al punto 4. Proposta di delibera sull'area di Viale Suzzano Giolli. Anche questa è una parola alla Presidente della Commissione Popolare De Magno. Grazie Presidente, anche questa delibera la dopo letta, l'abbiamo affrontata e discussa in commissione e in commissione, e quindi la delibera. Ci sono iscritti a parlare, quindi mettiamo la votazione. Adesso devo ricordare a favore. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 33, contrari 1, astenuti 1, approvato. Passiamo ora cortesemente un po' di silenzio. Passiamo ora al punto 5, approvazione dell'iniziativa denominata Festa dei Nonni e Nipoti, proposta da Auger insieme, volontariato di Porta Milano. Do la parola alla Vicepresidente della Commissione Politiche Sociali e Salute, Giovanna Mizzau. Grazie, onorevole consiglio, la Commissione di Politiche Sociali, riunitasi il giorno 12 novembre 2013.
Ha preso in esame la proposta presentata da Roger Bitocca di rete iniziativa denominata Festa dei Nonni e Nipoti, che si terrà presso la Casa di Alice il giorno 30 novembre. La commissione maggioranza propone di finanziare l'evento con 350 euro da attingere ai fondi MAP. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare l'iniziativa. La vicepresidente, grazie. Grazie. Non ci sono iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo ora al punto 6, concessione del patrocinio gratuito alla cooperativa sociale Onlus Itikomori per la realizzazione di sportello d'ascolto per le nuove dipendenze patologiche e servizio di counseling gratuito. Do la parola alla vicepresidente della Commissione Politiche Sociali e Salute, Giovanna Nizzao. La Commissione Politiche Sociali, riunitasi il giorno 12 novembre, ha preso in esame la proposta presentata dalla cooperativa sociale Ticomori che prevede la realizzazione di uno sportello di ascolto e colloqui di sostegno psicologico, avvio di un servizio di consulenza gratuito con colloqui, sostegno e percorsi di crescita personale. Gli incontri si terranno presso la sede della cooperativa di Via Pola, 15. La Commissione a maggioranza propone di concedere il patrocinio gratuito, l'uso della civica stamperia per la pubblicazione di tante iniziative secondo le sensibilità del settore e di inserire l'iniziativa nella home page del Comune di Milano. Grazie. Capogruppo Paese. Sì, grazie. Una domanda, volevo sapere se, perché non c'era ancora nelle commissioni, perché uno sportello di ascolto a scopo psicologico, e qui non viene definito psichiatrico in quanto non viene consentita terapia, ma volevo sapere se ha e sono stati consegnati i curriculum di chi svolge questo lavoro o curriculum. Hai perfettamente ragione, quando sbaglio mi correggo, grazie per la correzione. Quindi sono consegnati i curriculum degli operatori, se sono diplomati o laureati in scienze psicologiche, perché potete ben capire che il primo volontario di turno di l'associazione, che sembra un nome giapponese, aspetti che scrivo, lo trovo, Ikikomori, vedo il nome lì, ecco, Ikikomori, non so, non riesco a capire se sono degli psicologi che arrivano dall'estremo oriente o se sono personaggi che vivono qua nella nostra zona. Aprire uno sportello senza avere dichiarato le competenze di chi svolge questo ruolo, vi assicuro che a volte può essere anche rischioso. Quindi chiedo la presentazione di chi svolgerà questa attività. Grazie. Ma ha messo qua, ma adesso vorrei che torno. Ha deciso il presidente. Un attimo soltanto, un attimo, consigliere Pizzaro, vicepresidente Pizzaro, venga pure che quello che ha richiesto è stato fatto. Così può poi rispondere. Prego consigliere, prego presidente, questa proposta, questa richiesta di patrocinio non è stata collegato a
nessun curriculum, perché i curriculum dei psicologi che operano in questa associazione sono stati depositati nel mese di maggio, quando hanno fatto una prima iniziativa con il Consiglio di Stato. Se vuole, li recuperiamo, facciamo vedere. Vi facciamo vedere comunque, perché sono agli altri. Grazie. Mettiamo in votazione. Stiamo votando la concessione del patrocinio. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione le immediate eseguibilità. Stiamo votando le immediate eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo ora al punto 7. Sessione dello spazio gratuito dell'auditorio di Granda alla cooperativa sociale Cerchi d'Acqua per la realizzazione delle iniziative in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Consiglio, l'ufficio di presidenza riunito in data 14/11/2013, ha preso in esame la richiesta dell'associazione Cerchi d'Acqua per l'iniziativa denominata Iniziativa in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne. Tale iniziativa, alla quale è stato concesso dal Consiglio di Zona Nova un finanziamento massimo di €750 in data 7/11/2013 con deliberazione numero 239, necessita perché ne sia garantita la riuscita, l'efficacia e la capillarità della comunicazione della concessione del beneficio dell'utilizzo della civica stamperia e dell'utilizzo gratuito dello spazio dell'auditorio Cagranda. In considerazione dell'alto valore sociale e civico di questa iniziativa, l'ufficio di presidenza propone di concedere l'utilizzo gratuito della civica stamperia secondo disponibilità del budget assegnato al settore zona 9 e l'utilizzo gratuito dell'auditorio Cagranda, orario di giorno da concordarsi con il settore zona 9 secondo disponibilità. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Prego, do la parola al consiglio Gagliardi. La commissione che ha deliberato, cioè che ha portato qui in aula per deliberare €750 di ogni marco, dove ha previsto l'evento prima appunto di propaganda. Poi capisco che l'importanza dell'evento, però la prima proposta che c'era stata fatta costava circa adesso sicuramente con i nuovi fondi del arriveranno quindi non sarà più problema su quelli di base, però abbiamo mandato una sessione per il figlio che magari può anche essere migliore se poi però gli abbiamo dato tutto di qua avrai fatto un conto. Presidente Meroni. Grazie, intanto per dire che abbiamo concordato la data e l'orario, quindi possiamo comunicare che la borsa del giorno è il 4 di dicembre alle ore 20:45. Il motivo di questa integrazione è perché nella stesura della relazione ci eravamo completamente scordati di inserire queste due voci. Il problema dell'altra associazione, il 4 di dicembre alle 20:45 alla Regione Cagranda, e quindi grazie per l'attenzione.
Grazie, mettiamo chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 4, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 2. Passiamo al punto 8. Concessione di patrocinio gratuito all'Istituto ICEI per la realizzazione di due incontri sulle attività svolte durante il progetto denominato Coltivazione sociale urbana e verde. Onorevole Consiglio, l'Ufficio di Presidenza riunitosi in data 14/11/2013 ha preso in esame la richiesta dell'Associazione ICEI per l'iniziativa denominata ciclo di incontri di restituzione sulle attività svolte dal progetto Coltivazioni Sociali Urbane ad Erba. Si tratta di un workshop da tenersi in una data intorno al martedì 17 dicembre e di un incontro pubblico da tenersi in data intorno al giovedì 19 dicembre 2013. Durante questi incontri si relazionerà relativamente alla ricerca condotta sul quartiere che ha consentito di conoscere associazioni, servizi, persone e luoghi di vita. Sarà rendicontata l'attività di coesione sociale e animazione per le varie fasce d'età svolta nel primo anno e mezzo di progetto all'interno del quartiere. Vista la valenza sociale del progetto, l'Ufficio di Presidenza propone la concessione del patrocinio gratuito e l'utilizzo gratuito degli spazi in carico al Consiglio di Zona 9 secondo la disponibilità del settore Zona 9 per entrambe le serate dell'iniziativa, proponendo come delle forse la possibilità la concessione dell'aula consigliare per la seconda serata. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Non ci sono interventi, quindi mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Locazio. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0. Siamo al punto 9, mozione relativa a Milano difende la Costituzione. Do la parola al primo segretario, consigliere di capogruppo. Grazie Presidente. Allora, vado con la lettura della mozione. In questi giorni, l'oggetto della mozione è Milano difende la Costituzione. In questi giorni è in discussione in Parlamento il disegno di legge 813 B,
istituzione del Comitato Parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, per la modifica della Carta Costituzionale in deroga all'articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana. Rileggerei l'articolo 138, ma diciamo soprassediamo al momento, dal momento che insomma è stata già data lettura quando è stata presentata. Quindi il tutto parte dal fatto che è in atto, diciamo, l'istituzione di questo comitato parlamentare che andrebbe in deroga all'articolo 138, che è il lucchetto della Costituzione. Questo anche rilevando che Milano... Prego cortesemente di fare un po' di silenzio, per favore. Insomma, prego cortesemente, se il gruppo deve conferire può uscire, grazie. Dicevo, rilevando che Milano è stata città medaglia d'oro della Resistenza, si chiede al sindaco di Milano di assumere pubblicamente una posizione netta rispetto al disegno di legge 813b e di esporre sulla facciata di Palazzo Marino, fino alla data della relativa votazione alla Camera dei Deputati, uno striscione recante la dicitura Milano difende la Costituzione. Giusto per richiamare dei temi che diciamo alla maggioranza di quest'Aula è caro, l'ANPI l'Associazione dei Partigiani promuove per domenica 24 nelle piazze di tutta Italia un appuntamento proprio per risvegliare, diciamo, per richiamare l'attenzione su questo tema. Perché leggo qui una parte del volantino dell'ANPI, perché dice a un certo punto: sì, perché l'articolo 138 della Costituzione, a cui si sta cercando di derogare, è collocato nella Costituzione tra le garanzie costituzionali e prevede un rigoroso ma garantista sistema per le eventuali modifiche alla Costituzione. Questo si vuole modificare, delineando meccanismi sostanzialmente diversi, tant'è che lo stesso disegno costituzionale che si sta votando è intitolato garbatamente «Istituzione del Comitato Parlamentare per le Riforme Costituzionali ed Elettorali». Questo disegno di legge, che costituisce una deroga straordinaria all'articolo 138, è inutile, ingiustificato e dannoso. Inutile perché per fare le riforme già mature e su cui si dichiarano d'accordo tutti, riduzione del numero dei parlamentari, differenziazione del lavoro delle due camere, riordino del sistema delle autonomie, basterebbero le procedure ordinarie, senza toccare appunto le garanzie costituzionali. Non c'è alcun bisogno di istituire un nuovo comitato. Mi fermo qui nella lettura del volantino, perché chi conosce il tema lo conosce benissimo e si è fatta la propria idea. Grazie. Grazie. Non ci sono iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione. Per un po' di ragione ce l'hanno, però buttargli a favore, però mi avvengo, per un po' di ragione ce l'hanno. Presenti 34, favorevoli 11, contrari 22, assenuti 1, respinto. Ora cancelli tutta la Costituzione, ma fare un pezzo, se abbiamo due mozioni che dovrebbero avere avuto le firme. Come andate? Poi non vi lamentate con questo. Pubblichiamo il video.
Un attimo soltanto, sto attendendo copie delle cose. Prima ad aver raggiunto il ritorno delle firme è la mozione che ha come primo firmatario il consigliere Pellegrini. Prego, consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, la mozione alla dottor Resta, tengo a ringraziare tutti i consiglieri che hanno condiviso la nostra ragazza. Io volevo solo aggiungere una nota, scusate, al si chiede che vuole aggiungere la paperella, tra le segnalazioni che mi sono arrivate c'è quella che questa situazione di particolare di Pozzanghera particolarmente fastidiosa si è creata a seguito dei lavori che sono stati fatti nella palestra dell'Università Bicocca. Quindi vorrei coinvolgere anche l'Università Bicocca perché venga controllato se i lavori che hanno fatto alla palestra hanno creato, diciamo, un danno. Io mi auguro che almeno il primo firmatario mi ascolti, così può dire se gli va bene o non gli va bene. Allora, chiedevo appunto che venisse coinvolta anche l'Università Bicocca per capire se i lavori, per verificare se i lavori svolti nella palestra abbiano potuto in qualche modo rendere più difficile la situazione del diretto d'accesso. Perciò, allora, o lo scrivo io o lo scrive qualcun altro questo emendamento? Lo deve scrivere. Se lo scrivo io dobbiamo sospendere la seduta. Gli frega un caso. Va bene, sospendiamo la seduta per due minuti e scrivo l'emendamento. Perché? Se nessuno... Allora, io sto proponendo l'emendamento. Il suo propone se lo scrive. No, è quello, lo accetto. Lo vengo solo. E le pelle. Ma deve riunire capigruppo per sospendere la seduta. Oh. La Pozzanghera si è formata a seguito dei lavori della palestra dell'università. Ma non posso accettare. Ci chiede noi. Consigliere Bianchi, prego. Come messaggio sulla mozione, se no il consigliere Pellegrino può dirle se è d'accordo o meno. Posso suggerire, vediamo se può andare bene, una possibilità di dire, di verificare con gli uffici competenti se l'Università di Bicocca ha eseguito le ore regolari. Va bene, andiamo a vedere. No. Accetto il mio consiglio. Io volevo chiedere, visto che adesso tutto, una delucidazione, ma l'intervento dell'Università Bicocca ha rifatto anche la porzione di marciapiede, ha rifatto delle opere di urbanizzazione, hanno fatto qualcosa, perché in quel caso allora bisogna far intervenire il collaudatore dell'opera pubblica che è stata realizzata, non sicuramente l'Università Bicocca, ma il collaudatore, perché vuol dire che ha collaudato un'opera che non era fatta a regola d'arte.
visto la pozza d'acqua e visto lo scarico che non viene fatto in termini teoriche. La pendenza che mi sembra essere stata al contrario, lì, non è che ci voglia molto. Dunque, effettivamente sono stati fatti lavori che hanno riguardato anche il cortile, è stato realizzato anche una pozza di materiale, come si dice, antiurto, la realizzazione di un... Per cortesia, è veramente difficile, ma veramente, è stata realizzata anche la pozza di un materiale antiurto, con dei campetti, gioco, eccetera. Nel fare questi lavori hanno anche messo mano al marciapiede. Evidentemente questo marciapiede è stato fatto con una pendenza sbagliata e adesso attualmente si forma una pozzanghera. Il cortile ha subito, per chiarire, il cortile è molto migliorato, ha avuto degli interventi molto qualitativamente elevati, ma evidentemente c'è stato un errore in quell'area. E allora faccio intervenire con il dottore, è inutile. Va bene, votiamola così com'è e poi si arrangerà il dolore sulla coppa dell'università. Ok, dai, così non perdiamo tempo. Mettiamo in votazione. Mi scuso con la presidente eccellente che mi ha messo alla luce. Stiamo votando la mozione riguardante il cortile della Tornasnaz. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 1, approvato. Adesso abbiamo in votazione la mozione presentata dal consigliere Inzuzzi. Do la parola al consigliere Inzuzzi. Presidente, ringrazio solo il presidente del Consiglio per la nostra prima. È incazzato, è in quel posto lì di merda che continua a votare a lui. Io sono stato lì 5 anni, non tra lì. C'è una cosa che la preside Barbierato mi ha detto che sono usciti varie volte a vedere la situazione della Caldaia, che purtroppo, come vi dicevo, anche credo, ci andiamo. La Caldaia ha un problema strutturale, ci sono due caldaie all'interno della Mafucci, una funziona bene e l'altra purtroppo, quella dell'aria calda, non ha un buon funzionamento e quindi chiaramente io sono favorevole a questa mozione perché si dà, diciamo, l'input perché si cerchi di risolvere il problema culturalmente e non ci si ritrovi tutti in diversa situazione. Quindi ringrazio il consigliere Inzuzzi per averla presentata. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Tu dici il scaldamento. Puzza un po' di più a scaldamento. Ma che ci parliamo? Io mi astengo perché chiudiamo. Presenti 32, favorevoli 30, contrari 0, astenuti 2, approvato. Prossima volta faccio casino, allora inizio di chiudere la mozione.